Ironica e colorata, carica di spunti di riflessione con i personaggi dei fumetti, portatori di messaggi semplici e popolari, mai populisti, diretti a colpire senza mezzi termini la sensibilità del visitatore. La pop art di Sergio Cavallerin, artista perugino che ha preso parte ad oltre 300 mostre in tutto il mondo, si fa largo al Museo Civico Roccaflea di Gualdo Tadino, nella mostra La dinamica dei segni, un percorso di 42 opere che dialogano, nonostante la distanza temporale, con le collezioni di arte tardogotica e rinascimentale della fortezza federiciana. Ci sono dei riferimenti a quello che è il mio mondo, quello dei fumetti, come dicevamo prima, da dove io vengo, e devo molto al mondo dei fumetti, che ho voluto proprio in qualche maniera divulgare a livello nazionale, sia a livello editoriale sia a livello distributivo, però non abbandonando mai questo, quello che è stato da sempre il mio primo grande amore, proprio quello dell'arte, ecco. Sergio Cavallerin è un artista poliedrico e geniale, maestro performante in molte discipline artistiche, anche se il linguaggio che ha abbracciato in questo progetto è sicuramente forse quello che lo contraddistingue di più ed è legato al mondo della pop art. Quindi troverete alla Roccaflea simboli, significanti, colori, si riflette, ci si diverte e si riflette però anche sui tanti nonsense della nostra società. L'esposizione presenta per la prima volta al pubblico l'installazione Yellow Submarine. Il sottofondo musicale del brano cantato dai Beatles, divenuto anche film, accompagna la visione dell'opera collocata al piano nobile della Rocca. I quattro ragazzi di Liverpool, che nel video dell'epoca solcano il mare pieni di ottimismo e gioiosità, adesso riemergono dal loro sottomarino, trovando un oceano di plastica ad attenderli. Il mare, un tempo ricco di meraviglie, è inquinato e la band rimane sorpresa e spaesata. La pop art di Cavallerin si distingue proprio per il suo modo ironico di affrontare temi complessi, così come ha raccontato il curatore della mostra, Giorgio Bonomi. È un'ironia però ludica, sì, ma seria. Dietro le mie spalle c'è un quadro che si chiama Dov'è la bomba intelligente? Che le bombe intelligenti non esistono perché sono bombe, portano la morte. Oltre all'ironia, infatti, tipica della pop art, un'altra caratteristica di Cavallerin è l'uso della monocromia, che ritroviamo nelle recenti opere delle estroflessioni. L'estroflessione, cioè il quadro che esce fuori, per primo lo fece Burri, poi due grandi maestri, Enrico Castellani e Bonalumi. Lui riprende, ma non per imitare, ma riprende questo linguaggio e lo trasforma in un linguaggio proprio. È interessante una ricerca incessante, quello che porta uno che scrive come me a collaborare con un artista grafico d'immagine è il fatto che rompe ogni volta delle linee, inventa appunto dei nuovi codici e quindi si confronta con il codice della parola.